Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Come ogni sera partiamo dai dati sui nuovi positivi al coronavirus. In Toscana sono più 10, ieri erano più 2. A livello italiano sono 251, ieri erano più 333. E se andiamo a vedere nel dettaglio nelle province, troviamo un più 2 a Firenze, Prato, Lucca e Pisa e Arezzo, 0 per le altre province. E partiamo con una notizia triste. Siamo in provincia di Siena, siamo a Pienza, dove Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo Tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in hand bike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. Tra l'altro ieri Zanardi era in Piazza della Signoria, guardate il servizio che abbiamo fatto ieri in occasione proprio del passaggio degli atleti della staffetta paralimpica. E purtroppo sarebbero molto gravi le condizioni di Alex Zanardi. Da quanto si è appreso, il pilota avrebbe riportato un politrauma. A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale e anche i vigili del fuoco. Ha fatto poi intervenire l'elisoccorso per trasportare Zanardi all'ospedale Le Scotte di Siena. Banda specializzata in furti in banca, in Toscana 4 arresti, indagini dei carabinieri che sono assalivano gli istituti di credito per rubare gli erogatori di cassa. Ci spiega tutto Patrizio Ceccarelli. Quattro persone sono state arrestate, mentre una quinta è ricercata per un'operazione dei carabinieri contro una banda specializzata in assalti a banche per rubare gli erogatori di cassa, i roller cash. Al gruppo sono stati attribuiti 7 colpi in altrettante filiali tra le province di Firenze, Prato, Pisa e Pistoia, tutti preceduti dal furto di veicoli, anche pesanti, necessari per portare via gli erogatori di cassa. Circa 100.000 euro il bottino. Le indagini, coordinate dal PM di Firenze Antonino Nastasi, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Scandicci, tutti albanesi, età tra i 24 e i 36 anni, dimoranti a Prato e già conosciuti dalle forze dell'ordine, i 5 presunti componenti della banda, 4 dei quali sottoposti a fermo e poi a misura di custodia cautelare. Avevano elaborato un efficace modus operandi che consisteva nell'asportare dei mezzi anche pesanti. Solitamente l'asportazione dei mezzi avveniva nella provincia di Prato, e con questi mezzi rubati si recavano sul posto, nelle località dove insistevano filiali bancarie molto isolate. Approfittando di questa posizione geografica e approfittando anche del fatto che avevano sviluppato ormai una capacità di intervento criminale che a volte ha raggiunto anche i 2 minuti, compreso la fase di accesso e la fase poi di fuga, loro entravano appunto in maniera fraudolenta, all'interno dell'istituto di credito e asportavano gli erogatori di cassa blindati per poi portarli in zona solitamente campestre e procederne all'apertura. 3 degli indagati sono stati rintracciati e tratti in arresto subito, mentre un quarto è stato poi fermato nel bolognese. I colpi sono stati di fatto attribuiti a questo gruppo criminale l'asportazione di 12 mezzi che poi erano causalmente connessi all'effettuazione di 7 colpi presso altrettanti istituti di credito. Secondo quanto spiegato dai militari, il fermo si è reso necessario perché gli indagati in quest'ultimo periodo avevano intensificato la loro attività criminosa per recuperare tutti i ricavi perduti a causa della chiusura per la pandemia Covid-19. Beh, in effetti il lockdown ha imposto anche a loro una sorta di stop alle attività. E ha picchiato la moglie con una statuetta da 1 chilo di metallo raffigurante Padre Pio. È accaduto a Firenze, l'uomo 80enne è stato arrestato, la donna trasportata in ospedale ha riportato una ferita alla testa, sono serviti, pensate, 18 punti di sutura.
E c'è un'inchiesta, il rettore Dei dell'Università di Firenze annuncia: ho ricevuto un avviso di garanzia, sono sereno e credo di aver agito nella massima correttezza per le procedure. Tutti i dettagli in questo servizio di Gigliola Caridi. Il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei, è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze relativa al concorso per professore ordinario associato di cardiochirurgia. Lo ha reso noto lo stesso Dei. Mi è stata comunicata questa mattina un'informazione di garanzia relativa alla procedura aperta in merito al concorso per professore associato di cardiochirurgia, si legge nella nota diffusa dal rettore. Ho messo a disposizione ogni documentazione richiesta e assicurato la massima collaborazione per ciò che può essere d'aiuto agli inquirenti. Sono sereno di aver agito nella massima correttezza delle procedure. L'inchiesta è quella sulle presunte irregolarità e pilotaggi nell'assegnazione tramite concorso dei posti dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di concussione e abuso d'ufficio, i componenti della commissione di concorso che nel 2018 ha assegnato la cattedra di cardiochirurgia al professor Pierluigi Stefano. Secondo le carte dell'inchiesta, i membri della commissione avrebbero concordato di favorire Stefano a discapito dei concorrenti, in particolare inducendo un altro medico, Massimo Bonacchi, a condividere con Stefano la paternità delle pubblicazioni per accrescere i titoli per produzioni scientifiche di cui era carente, in cambio di un maggior accesso alla sala operatoria. Che su quel concorso ci fosse qualcosa di già deciso lo aveva segnalato già nel settembre 2017 una lettera inviata al rettore Luigi Dei, che denunciava irregolarità nella costruzione delle regole del concorso. Lettera acquisita agli atti dell'indagine. E Martina morì sfuggendo a uno tentativo di stupro. Oggi 7 ragazzi sono stati denunciati, erano diretti nel paese dove dei 2 ragazzi assolti sono stati bloccati. Tutti i dettagli in questo servizio. Vediamo. Si stavano dirigendo verso Castiglion Fibocchi, paese dove risiedono i 2 giovani assolti dall'accusa di aver tentato di violentare Martina Rossi, la studentessa genovese morta precipitando dal balcone della camera dei 2 aretini il 3 agosto 2011 a Palma di Maiorca. Erano in 7 in un pulmino proveniente da Genova ed erano armati, tra virgolette, di pennelli, vernice e uno striscione, riportante la scritta «Giustizia per Martina». La polizia stradale di Arezzo, avendo già avuto una segnalazione dai colleghi del Valdarno, ha sottoposto il mezzo ad un'accurata perquisizione, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni taglierini, un manganello telescopico, un moschettone col coltello multifunzionale, varie bombolette di vernice spray, alcuni fumogeni nautici e materiale vario utilizzabile per vergare scritte, nonché lo striscione. Le 7 persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere. A carico dei 7 verranno avviate le procedure per l'emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fibocchi. Dalle indagini è emerso che le intenzioni degli indagati erano mirate a fare esclusivamente un gesto di solidarietà al padre di Martina Rossi, che è stato un sindacalista storico dei portuali di Genova. Restiamo ad Arezzo, dove il TAR ha respinto il ricorso di Rossi per la guida alla procura di Arezzo. Vediamo. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso dell'ex procuratore di Arezzo Roberto Rossi contro la sua mancata conferma alla guida della procura di Arezzo decisa dal CSM. I giudici amministrativi laziali hanno ritenuto legittima la decisione presa con la delibera del 24 ottobre scorso da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva deciso per la non conferma. Roberto Rossi aveva chiesto l'annullamento della delibera, che faceva riferimento al fatto che il procuratore avrebbe compromesso, almeno sotto il profilo dell'immagine, il necessario requisito dell'indipendenza da propri condizionamenti per avere mantenuto l'incarico al Dipartimento Affari Giudiziari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche dopo l'avvio dell'indagine su Banca Etruria, nella quale Rossi avrebbe potuto indagare sul padre dell'allora ministro Maria Elena Boschi. Da ambienti vicini alla procura si apprende della decisione di Roberto Rossi di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio. Una notizia arrivata in questo momento: tragedia in una casa colonica, una bimba di 3 anni annegata in una piscina, inutili soccorsi delle ambulanze della pubblica assistenza di Cecina, quindi siamo nella provincia di Livorno, sul posto è intervenuto il Pegaso, non so darvi altre notizie, ma insomma questa è arrivata proprio in questo momento, una bimba di 3 anni è annegata in una piscina, siamo a Cecina. E la ministra De Micheli è tornata a parlare della Tirrenica, promettendo la sua realizzazione. Il servizio, vediamo.
La Tirrenica si farà. A confermarlo è stata la ministra di Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, che ha espresso l'intenzione di sostenerne la realizzazione, mettendo il corridoio tirrenico tra le priorità nazionali. È stata la Camera di Commercio Maremma e Tirreno ad annunciarlo in una nota dopo l'incontro a Roma tra il presidente dell'ente Riccardo Breda e la ministra. Quando parliamo di corridoio tirrenico è stato chiaro nell'incontro che ci si riferisce all'adeguamento dell'Aurelia in superstrada per l'intero tratto della provincia di Grosseto, inclusa Capalbio. Spiega Breda che parla di tempi di realizzazione non velocissimi, ma si dice comunque soddisfatto. Sono stati analizzati, si spiega, i prossimi passi nevralgici per riuscire a concludere l'opera. Il primo sarà chiudere la conferenza dei servizi e avviare il passaggio di competenze fra SAT e ANAS. Tra circa 10 giorni si svolgerà un incontro in videoconferenza con i vertici della direzione tecnica del Ministero per approfondire gli aspetti operativi del cronoprogramma di realizzazione. Novità anche per la Darsena Europa, opera fondamentale per lo sviluppo economico livornese. Solo il blocco del paese e l'emergenza coronavirus hanno frenato l'iter, ha detto la ministra, ma le risorse sono disponibili. La ministra ha anche promesso un'accelerazione dei tempi da qui in avanti. E ora vediamo quali sono le reazioni all'annuncio con Carlo Sestini. Corridoio tirrenico si farà, la ministra De Micheli ha detto è tra le priorità nazionali. Il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda ha incontrato a Roma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Soddisfazione in Camera di Commercio per lo svolgimento dell'incontro a lungo atteso da tutto il mondo istituzionale e associativo grossetano e livornese. Ci sono notizie positive rispetto a questa infrastruttura. L'iter burocratico per la chiusura della conferenza dei servizi è avviato, noi abbiamo chiesto di accelerare e chiudere su questa priorità per poi passare al passaggio di competenze tra SAT ed ANAS. Questo è il primo obiettivo che dobbiamo ottenere. La condivisione del tracciato del percorso del corridoio tirrenico ormai è stata fatta da tutto il territorio, a questo punto dobbiamo andare avanti. La notizia che più rilevante di questo incontro però è la parte di Capalbio. Anche lì è prevista la messa in sicurezza di quel tratto di strada. I famosi 12 chilometri che prevedevano un percorso autostradale diventeranno anche quelli un percorso di adeguamento a 4 corsie in sicurezza fatto da ANAS. Quindi non più autostrada anche sul comune di Capalbio. Questa è la vera e buona notizia. Ci auguriamo che tutto questo poi preveda un commissario che possa anche velocizzare questo processo e questo percorso, perché è importante in questo momento cercare di andare veloci, più veloci possibili, perché questo territorio ha bisogno di questa grande infrastruttura. Mi pare che siamo sulla strada giusta, ma per avere certezze in un contesto nel quale per troppi anni, decenni abbiamo dovuto aspettare, io penso che dobbiamo attenderci fatti concreti e quindi entro settembre la nomina del commissario, la revoca della concessione a SAT e l'assegnazione ad ANAS del tratto da San Piero in Palazzi fino a Tarquinia, quindi l'adeguamento per quanto riguarda il nostro territorio completo fino a Capalbio e naturalmente l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera. Rimaniamo sulla strada, difficile che possa partire il 1° luglio il trasporto pubblico locale. Stiamo parlando della gara, a dirlo Lombardi, presidente dell'azienda che ha vinto proprio la gara. Tutti i dettagli in questo servizio di Chiara Valentini. I primi di marzo un'ordinanza della Regione imponeva di partire con il nuovo gestore del trasporto pubblico locale dal 1° giugno. Poi ci si è messo di mezzo il lockdown, allora luglio. Paradossalmente, se i ritardi dell'entrata in servizio di Autolinee Toscane come gestore del TPL fossero quelli dovuti alla sospensione delle attività causa Covid, sarebbe semplice. Sono piuttosto le vicende giudiziarie a bloccare tutto da almeno 4 anni. Quelle amministrative, sempre perse dal consorzio Mobit, e ora anche penali con Enrico Rossi, indagato, che ha annunciato di aver citato in giudizio Mobit, ai quali chiederà 34 milioni di euro, l'ammontare della perdita dovuta ai ritardi. Dal canto suo, Mobit ha risposto che la Regione è in ritardo con i pagamenti per 110 milioni di euro, il che comporta, si legge in una nota, difficoltà operative nel tutelare la regolarità dei pagamenti a beneficio dei lavoratori e dei fornitori del settore.
Autolinee Toscane chiede di entrare in possesso di edifici, mezzi, depositi, biglietterie, ma Bruno Lombardi, il suo presidente, esclude che questo possa avvenire come stabilito il 1 luglio. Ho sinceramente difficoltà a dire quando potrà succedere perché ancora il contratto definitivo non è stato firmato, spiega in un'intervista al Corriere Fiorentino. La diatriba, prosegue Lombardi, è sul prezzo dei depositi che devono passare sotto il controllo del nuovo gestore. Autolinee aveva seguito il suggerimento della Regione di pagare quanto richiesto chiedendo una garanzia di eventuale rimborso in seguito, ma Mobit non si è presentata dal notaio quando c'era da firmare. Inoltre il TFR dei dipendenti doveva essere trasferito ad Autolinee, invece Mobit vuol dare quei soldi all'INPS. Insomma, una situazione in cui c'è sempre da attendere una decisione di un giudice e che Lombardi non attribuisce alla grossa partita economica che la gara comporta, ma al fatto che le aziende di Mobit sono locali e il trasporto pubblico è l'unico business che avevano. Senza questi intoppi, Autolinee, spiega Lombardi, sarebbe pronta a partire in 60 giorni. Rinnovo infrastrutture e mezzi, 2.000 autobus in più, biglietto urbano unico per tutte le città, significa che se ho un abbonamento a Firenze posso usarlo anche a Livorno. Lombardi ha più volte risposto anche alle principali accuse rivolte ad Autolinee. L'essere stranieri, per esempio, francesi, ma AT paga le tasse in Italia, il know-how è italiano, allora anche FS non potrebbe investire come fa nell'alta velocità in Spagna. L'altra grande accusa è che le 14 attuali aziende sono radicate sul territorio. AT, dicono, taglierebbe le corse in zone disagiate. Falso, spiega Lombardi, è la Regione che dispone il contratto di servizio. Noi da soli non potremmo, neanche volendo, tagliare delle corse. Divieto di vendita, uso e detenzione di bevande in vetro ad eccezione del servizio al tavolo. Giro di vite alla Movida a Firenze a partire da questa sera. Tutti i dettagli nel servizio, vediamo. Giro di vite per la Movida a Firenze. Da questa sera fino al 31 agosto, dalle 20 alle 6, tutti i giorni nel centro storico, compreso il Parco delle Cascine, sarà vietata per motivi di incolumità e sicurezza urbana la vendita, l'uso e la detenzione di bevande in vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella in relazione alla Movida cittadina. Per chi non rispetterà le regole sono previste sanzioni che vanno fino a un massimo di 500 euro. Il compito di far osservare l'ordinanza è affidato al Corpo di Polizia Municipale e agli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno anche la facoltà di sequestrare le bottiglie di vetro. Quello che vogliamo ottenere con questa ordinanza, ha spiegato l'assessore alla sicurezza urbana Andrea Vannucci, si inserisce nella scia delle iniziative intensificate lo scorso fine settimana per quanto riguarda il rispetto della disciplina prevista dal regolamento UNESCO sul tema della vendita di alcolici con diversi controlli e sanzioni fatte da parte della Polizia Municipale. Il passo successivo in termini di intervento è questa ordinanza che punta a sanzionare la detenzione impropria di bottiglie di vetro nella zona più critica della città sotto questo profilo. Turismo ha aperto il 76% delle strutture per un'estate che punta al mercato interno. Tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Un grande sforzo per ripartire e uscire da una crisi che ha azzerato il mercato per 4 mesi. È l'impegno del settore turistico che ha visto cancellata per gli effetti della pandemia l'intera stagione primaverile, ma che per oltre il 76% conta di ripartire, rimanendo aperta anche nel periodo estivo, un impegno sostenuto dalle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Firenze e incoraggiato anche da una lettera dell'assessore al turismo Cecilia Del Re, che sarà inviata alle categorie degli albergatori fiorentini affinché possano inoltrarla ai visitatori che hanno disdetto le prenotazioni, con un invito a tornare entro marzo 2021 con la possibilità di accesso gratuito alle torri e porte di Firenze e altre iniziative. I dati sono stati raccolti dal Centro Studi Turistici su un campione di strutture ricettive cittadine che ha fornito informazioni sui mesi del lockdown e sul trend atteso per il prossimo trimestre. Per l'estate le stime indicano una contrazione della domanda del 30% circa, con 985.000 pernottamenti in meno, di cui 900.000 stranieri. L'emergenza sanitaria ha procurato ad oggi alle imprese turistiche un danno di circa 350 milioni di euro, con 960.000 turisti in meno arrivati nelle strutture rispetto al 2019 e una perdita di 2,6 milioni di pernottamenti, cioè il 23,4% delle presenze totali dello scorso anno,
un quadro difficile che proseguirà anche per il trimestre estivo appena iniziato. Per contenere le perdite, il settore si affiderà al mercato interno. L'estate vedrà anche una minore disponibilità di servizi sul mercato, poiché molte aziende della filiera hanno deciso di sospendere l'attività per tutto il periodo estivo. Le strutture ricettive che rimarranno chiuse saranno comprese fra 450 e 500. Quella di Lucca, stiamo parlando del volto santo, è la più antica ma soprattutto è la più originale. Tutti i dettagli in questo servizio. Le indagini diagnostiche fatte per la prima volta sul celebre volto santo di Lucca hanno dato un risultato eclatante. L'opera è più antica di quanto si pensava, databile tra l'VIII e il IX secolo. Tra l'altro, un antico testo, creduto leggendario, affermava che la scultura lignea fosse arrivata a Lucca nel 782 d.C. Alla luce dei nuovi dati, il volto santo di Lucca è la più antica scultura lignea dell'Occidente. La campagna diagnostica che l'opera del Duomo di Lucca ha richiesto a due istituti scientifici prestigiosi, l'Istituto di Fisica Applicata e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, entrambi con sede a Firenze. E questi risultati emergono dalle analisi fatte con il metodo del carbonio 14 dall'Istituto di Fisica Nucleare su quattro campioni del legno prelevati da punti diversi del crocefisso e su un frammento di tela che fino dall'origine rivestiva il legno. Per la comunità cristiana di Lucca e grazie al pellegrinaggio, direi per i cristiani d'Europa, il volto santo non è solamente un'immagine, una delle tante immagini di cui è costellata la nostra Italia, la nostra Europa, ma è una reliquia, cioè un ricordo vivente del Cristo crocifisso e risorto. Ci troviamo all'interno della cattedrale di San Martino a Lucca, che celebra quest'anno i 950 anni dalla data della dedicazione. In questa occasione molte sono le iniziative per celebrare l'evento, mostre, iniziative a livello popolari, due grandi convegni. In tutto questo ambito abbiamo posto l'attenzione anche sulla croce chiamata del Volto Santo. In questa occasione abbiamo indetto una campagna diagnostica in vista di un intervento conservativo proprio sulla presenza di questa importante statua lignea. E cambio di palinsesto per Giallo Toscana, per cui questa sera alle 22:45 circa, minuto più, minuto meno, l'appuntamento è con Vittorio Betti. Vediamo. Buonasera e grazie del collegamento ai colleghi del telegiornale di Toscana TV per presentarvi una nuova puntata di Giallo Toscana. Intanto la notizia molto importante è che da questa settimana, anche per lo scenario nuovo del calendario che si sta per delineare per il campionato di calcio di Serie A, da questa settimana Giallo Toscana lo potrete seguire tutti i venerdì, quindi stasera, intorno alle 22:45, dopo A Tutto Gol con Giorgio e Micheletti. Parleremo di tre casi importanti, il caso Scieri, il caso di Martina Rossi, novità importanti sia sulle indagini che a livello processuale, e poi anche la sentenza dell'ergastolo che ha confermato la prima sentenza di processo di primo grado nei confronti dell'uomo che nel 2018 uccise padre e figlio sulle colline di Quinto, vicino a Sesto Fiorentino. Bentornati e ben ritrovati anche all'avvocato Filippo Bellagamba, che grazie, è qui nei nostri studi. Buonasera, buonasera Filippo, a voi. Con il quale stiamo concludendo la scaletta della trasmissione insieme all'avvocato Massimiliano Manzo, che è collegato a Skype. Grazie Massimiliano e buonasera a te. Vittorio. Bene, noi allora ci vediamo fra poco dopo il calcio alle 22:45. Linea a voi colleghi del telegiornale. E grazie Vittorio, il vostro aiuto per noi è sacrosanto, questo è lo slogan della campagna su stampa, web e radio lanciata dall'Arcidiocesi di Firenze per sostenere economicamente le sue parrocchie, più di 300 sul territorio, che nelle settimane di chiusura per la pandemia hanno aiutato sicuramente tante persone, ma ha perso anche le offerte in occasione delle messe, delle benedizioni pasquali nelle abitazioni. Vediamo la campagna, questa andrà sulle televisioni, vediamo. Padre, ma quella è un'aureola vera.
Certo, figliuolo, siamo uomini di parola. Il vostro aiuto per le parrocchie è sacrosanto. Sempre pronte ad aiutare chi ha bisogno, le parrocchie sono punto di riferimento vicino e concreto per tutti, oltre che custodi della bellezza. Continuate a sostenerle. Per sapere come donare, chiedi alla tua parrocchia. Una campagna dell'Arcidiocesi di Firenze. E vi do un aggiornamento con la notizia con cui abbiamo aperto, cioè dell'incidente di Zanardi. È accaduto all'altezza di una curva lungo la statale 146 che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.45, probabilmente l'handbike del pilota stava procedendo in discesa quando si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Da chiarire se sia stato Zanardi a sbandare. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.